Paolo Palmacci, peccato perché l'avete sfiorata, perché avete giocato bene, perché avete saputo soffrire, perché eravate in piena partita contro i due volte campioni d'Europa. Ma sì, peccato soprattutto per l'inizio un po' stentato. Se magari fossimo partiti meglio, magari sarebbe finita diversamente. Però la squadra è viva, il Catania è vivo e l'ha dimostrato dal 3-0 in poi, che comunque questa squadra se la può giocare con i campioni del mondo, con i campioni della con tutti quanti. Senti, credevate che era finita oppure bravo Felipe? No, no. E anche sfortunati voi, perché poi la rovesciata di Lukaku, il tiro due volte di Sidorenko preso da Torres sulla linea. Sì, ma se andiamo a analizzare solo il tempo supplementare, anche alla fine della partita, penso che le occasioni ne abbiamo avute più noi. Però questo è il glitch, non puoi concedere niente alla prima occasione, al primo tiro dei tempi supplementari non ho fatto gol. Senti, domani la Lokomotiv, però siete lì, la Lokomotiv che ha perso con Levante, quindi sapevamo che il girone era difficilissimo, però si combatte anche domani. No, no, certo, tutte le partite sono toste, non per niente si chiama Mondialito per club, sono le squadre più forti del mondo, quindi ogni partita a sé ce la giocheremo con tutti quanti.